A nome della Proloco vi do il benvenuto, saluto i rappresentanti delle Proloco e delle associazioni. Ringrazio la giuria che quest'anno vedete seduta un po' sparpagliata, perché alcuni componenti della giuria, poi li menzioneremo uno per uno, sono seduti dall'altra parte e altri sono qui. Saluto e ringrazio la responsabile della comunicazione per Umbli, la PR referente per la rivista Umbli Arcobaleno, Manuela Felice. Grazie per la tua presenza. È un onore e un privilegio avervi qui a Belmonte. È stato istituito infatti nel 1993 sotto il patrocinio della rivista Calabria Letteraria e dell'amministrazione comunale per mettere in evidenza la figura e l'opera poetica di Galeazzo di Tarsi. Alle nostre spalle vedete il busto che è stato eretto in suo onore. Galeazzo di Tarsia è stato un poeta petrarchista del Cinquecento che ha scritto le sue rime nel castello di Belmonte, di cui ahimè rimane ben poco, all'epoca suo feudo baronale. Il premio nel suo percorso ha avuto due sole interruzioni. La prima l'anno successivo alla sua istituzione, nel 1994, e un'altra nel 2020, per via del Covid, perché la Proloco ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza per poter svolgere la manifestazione. 30 anni sono tanti per un premio, e soprattutto per un premio come il nostro, che ha una peculiarità. Prevede infatti la presentazione di saggi inediti su un tema che viene scelto annualmente dalla giuria, pertanto diventa ancora più difficile raggiungere un traguardo così ambito. La giuria, composta da varie personalità del mondo della cultura, ed è doveroso da parte mia ringraziare i presidenti, innanzitutto il presidente Filippo Verre e il sindaco Michele Scialis, che ebbero nel 1993 la felice intuizione di istituire il premio, e poi il presidente Antonio Alfonso Vaccaro, che nel 1995, dopo un anno di interruzione, ha ripreso il premio, affidandone il coordinamento al dottor Gabriele Turchi, che ha fatto sì che il premio giungesse fino ai giorni nostri. Porto a tutti voi il suo saluto e le sue scuse per non essere presente. La sua assenza è dovuta all'età. Fortunatamente il Signore ci ha concesso di averlo a lungo tra di noi, però ovviamente non se la sentiva di venire questa sera. E mi ha telefonato la moglie, mi ha telefonato per ringraziarmi per l'invito, ma anche per ringraziarmi, pensate, lui a me, di aver portato avanti il premio dopo il suo ritiro. È stato veramente emozionante, ancora più emozionante la sua richiesta di far sì che il premio continui ad andare avanti. Io, almeno finché sarò presidente io, ma sicuramente anche dopo di me, il premio continuerà a portare una, come dire, una testimonianza di ricerca e di cultura storica e letteraria, perché il premio è storico e letterario, sicuramente sarà raggiungerà dei traguardi molto più ambiti, almeno questo glielo possiamo assicurare. Naturalmente avere raggiunto 30 anni di vita non è dovuto soltanto alla Proloco, è dovuto alle amministrazioni comunali in primis, perché fin dall'istituzione del premio abbiamo avuto il supporto dell'amministrazione comunale. Tutte le amministrazioni che si sono succedute sono stato al fianco della Proloco. Fortunatamente ci sono sempre stati dei rapporti di collaborazione tra la Proloco e le varie amministrazioni, ed io ringrazio il sindaco pro tempore Roberto Veltri per la disponibilità, per lo spirito di collaborazione, perché lavoriamo insieme, ma oltre a lui devo ringraziare il vice sindaco Francesca Curcio,
con la quale collaboriamo veramente da tanti anni, perché quando si lavora insieme ci sono i momenti così in cui magari si hanno idee diverse, ma noi siamo sempre arrivati a trovare una soluzione. E quando si lavora per il proprio paese, per il proprio territorio, credo che sia qualcosa di veramente bello e gratificante. Allora, io invito il sindaco a dare il suo saluto e il suo benvenuto ai presenti. Grazie, buonasera e benvenuti a tutti. Mi allaccio alle parole del presidente Giovanni Ruggero, dicendo che c'è sempre stata una collaborazione. Io dico che è il gioco di squadra l'elemento principale in tutto. Anche in questa serata si vede la partecipazione di tutti, e qua dobbiamo dare merito alla Proloco nell'ultimo periodo per aver portato avanti questo premio letterario ed essere giunta alla 30ª edizione. Non è poco, non è una passeggiata portare avanti un premio letterario, è qualcosa di ci deve credere, ci deve impegnare, ci deve partecipare. Io non mi dilungo su quelli che sono gli argomenti della serata, ma voglio di nuovo ringraziare anche chi mi ha preceduto per aver creduto e aver portato avanti questa iniziativa lodevole, culturale, di grande spessore e di interfaccia tra le varie realtà dei nostri territori e del nostro paese. Io vi ringrazio e spero che sia una serata piacevole per tutti. Grazie ai nostri ospiti che sono sempre qua presenti sul nostro territorio, e sono loro, siamo noi i vostri ospiti, visto che sostanzialmente siete qua prima di noi. Io vi ringrazio e vi lascio una buona serata. A dopo. Allora, il premio ha avuto per anni, grazie ad un nostro concittadino che ha ricoperto la carica di consigliere provinciale, il supporto dell'amministrazione provinciale, settore politiche culturali e pubblica istruzione. Secondo l'articolo 3,34 del nostro statuto, sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal consiglio direttivo. Per la Proloco. Un piccolo grazie per quello che hai fatto per noi quando ricoprivi il ruolo. Ma per la verità, quando si lavora per il paese e soprattutto per un appuntamento particolare qual è il premio elettorale, è stato veramente un piacere. E io lo farei altre 100 volte, tenendo presente che il premio letterario Reazio di Tarsia rappresenta un punto di riferimento di tutta la zona. Per cui, ad maiora, sempre. Grazie. Liberato di denominare socio benemerito il dottor Mariano Veltri. Prego, dottor Mariano. Allora, dovete sapere che il dottor Mariano Veltri è stato socio fondatore della nostra Proloco, che il 2 gennaio 2027 festeggerà 50 anni, quindi non è una Proloco nata ieri, come si suol dire. Ma oltretutto lui è stato il primo presidente della Proloco di Belmonte Calabro, dell'associazione all'epoca, Associazione Proloco di Belmonte Calabro. Lo ringraziamo per quello che ha fatto. Io ho dimenticato di leggere, l'emozione è tanta, anche dopo tanti anni, credetemi, leggerò quello del dottor Mariano. Allora, al dottor Mariano Veltri per la collaborazione e l'impegno profuso per la crescita culturale del territorio, in qualità di socio fondatore e primo presidente della Proloco di Belmonte Calabro. Prego. Grazie, gentilissimo, non me l'aspettavo. Sono contento di questa manifestazione, anche di affetto, devo dire, e spero di poter continuare a stare con voi per ancora. Lo speriamo anche noi. Sperando di collaborare ancora di più. Grazie. Il ruolo di componente del comitato di gestione della Fondazione Proloco Italia ETS, nata a dicembre 2021, che ha come missione la salvaguardia, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale immateriale.
Invito il presidente Capellupo, che ringrazio anche per la presenza costante alla cerimonia di proclamazione dei vincitori del premio, soprattutto perché quest'anno è coincisa con una manifestazione molto più importante della nostra, organizzata da Figlio. Grazie. Permettetemi di dire che non sarei mancato a questa serata, nemmeno se ci fosse stata la serata del 31, che reputo ancora più importante, con uno degli attori più importanti del mondo. Dico questo perché ci sono delle manifestazioni, ci sono delle giornate che sono ormai appuntamenti della propria vita. Ecco, questo è diventato un appuntamento per noi, almeno fino a quando io sarò presidente dell'UMPO, è diventato un appuntamento della vita dell'UMPO. Perché Giovanna continua ad essere nella giunta regionale, continua ad avere il ruolo che vi ha già esplicato, e perché chiaramente ci mette tutto l'amore in queste cose, ci mette tutto l'interesse, ma soprattutto è una persona che ama portare avanti quest'angolo di cultura e non abbandonarlo mai. Non l'ha fatto in quei 4 anni passati, non lo farà nemmeno nei 4 anni futuri. Poi per gli altri vedremo che cosa succederà. Permettetemi di dire che il tema di quest'anno poi mi fa pensare, io ho raccontato già ai miei amici qualche cosa che mi è successo con la cultura al Brescia. Intanto vi dico che ci sono 30 paesi, il Presidente della Repubblica l'anno scorso è venuto a Vena di Maida, ma ci sono 30 paesi che sono pesantemente interessati ancora a questa cultura, e oltre a questi poi ci sono altre 9 frazioni che sono piccole, ma quindi diventa quasi il 10% di quello che è il numero dei nostri paesi in Calabria, e non è una cosa da poco. Però questo mi fa pensare a tutta una storia di 500 anni fa, perché stiamo parlando di storia, di cultura, di 500 anni fa il premio di Aragona che hanno dato allora a Scandenberg è chiaramente alla popolazione albanese che si sono spostate verso la Calabria. E permettetemi di raccontare anche una piccola cosa, perché tra le mille cose che ho fatto ho aiutato anche a creare un call center a Tirana qualche anno fa. Un imprenditore poi diceva: tu sei calabrese, vengo lì per conoscere la società della Guglielmo Caffè. E tu vieni, non c'è nessun problema, ti accompagno io. Cioè, siamo andati là, e poi a un certo punto mi è venuto in mente, ho detto io: guarda, facciamo una cosa, siccome ancora abbiamo un'oretta, ti faccio vedere un quartiere di Catanzaro. Dovete sapere che Caraffa non è un quartiere di Catanzaro, è un paesino però che è attaccato ed è limitrofo ai territori di Catanzarese. Io ho fatto finta di come se attraversavamo un quartiere. Siamo arrivati a Caraffa e pochissimo, come siamo entrati in Caraffa, tutte le vie avevano la doppia denominazione, quella italiana e quella albanese. Quindi immaginate un attimo l'emozione di questo nostro amico, e immaginate i pianti quando io poi ho fatto la fotografia davanti al busto di Scandenberg con lui prima di accompagnarlo in aeroporto. Però questa cosa mi ha fatto pensare tantissimo, e mi ha fatto anche pensare quale può essere l'idea di questa gente nel momento in cui viene sui nostri territori e raccoglie 500 anni di storia dei calabresi nei confronti di pezzi di storia albanese, o che cosa possono pensare tutte quelle persone che ormai sono come se fossero italiani, perché sono italiani, ma ancora continuano a mantenere i rapporti e continuano a mantenere, tu hai detto tante cose, hai detto tu, però io ti dico un'altra cosa, continuano a mantenere anche una cosa del quale non parliamo mai, i colori. Voi dovete cercare di vedere che tipi di colori loro usano
utilizzano per i vestiti, per le cose che sono delle cose particolarissime che se andate su a Tirana, se andate dall'altra parte, voi vi scontrate con gli stessi identici, come se fosse una continuazione e come se il legame non si fosse mai interrotto. Allora c'è una magia, e questa magia io dico che, permettetemi di rappresentarla, io dico che è basata soprattutto dagli affetti e dal cuore. Bene, la magia di stasera è non soltanto della serata e dei festeggiamenti dei 30 anni, va bene, ma la magia dell'aver continuato e la magia del dover continuare è legato soprattutto agli affetti e al cuore. E alla fine, se mi permettete, poi ci metteremo anche il lavoro che è stato fatto centinaia di anni fa, però permettetemi di precisare che se non ci fosse stato il cuore di chi ha voluto continuare, avremmo perso una cultura che avrebbe annullato qualsiasi tipo di radici che noi invece dobbiamo mantenere sempre. Vi ringrazio veramente di cuore. Pronunciato bene, sì. L'anno scorso nel castello di Fiumafreddo Bruzio, dove aveva allestito una mostra, si presenterà lui stesso e subito dopo ci farà ascoltare il primo brano musicale. Eccoci qua. Buonasera a tutte e a tutti, è un privilegio essere qua. Non rappresento solo l'elemento Erbrecht, perché questa è una cosa da dire. Ho appena sentito dire dei 5 secoli, 6 secoli, no? Il mondo Erbrecht è così variegato, e in Calabria non abbiamo solo gli Erbrecht di minoranza, quindi vorrei ricordare anche i Grico, sicuramente, e qui vicino Guardia Piemontese ci sono. E volevo dire... il mondo Erbrecht in questo periodo sta vivendo un periodo di integralismo, vorrei dire, no? E io ecco appunto che è da molti anni che cerco riuscire a capire perché siamo ancora in quella specie di riserva, perché in fondo i colori che diceva non li abbiamo presi dall'Albania. Li abbiamo trovati qua, per esempio nelle nostre i vestiti famosi, le zoghe, no? sono affascinanti, rappresentano una cosa bellissima, cioè la multietnicità. Si è scoperto per esempio che un elemento che si chiama mandilli, il mandilli è una sorta di mantella, no? La si usa anche in Georgia per esempio, oppure in Pakistan. Quindi quello che volevo dire è che finalmente vorremmo, o almeno dal mio punto di vista, vorremmo uscire dalla riserva. Ed ecco appunto il mio impegno sul femminile, perché anche quello è importante, perché se avete notato si è parlato di Skanderbeg, però c'è un'altra Skanderbeg per esempio, sì. E che la conoscete benissimo, e che il nostro caro studioso Savaglio, non essendo Erbrecht, la messa... Allora, Francesco Fabbricatore, credo che sia... Eccolo. Sì. Molto apprezzate il suo approfondimento di queste concessioni date attraverso
queste sia concessioni rurali che questi contratti di carattere inizialmente agricolo, e ha svolto il tema ampiamente, centrando in pieno l'argomento del concorso letterario di quest'anno. Intanto buonasera a tutte e a tutti, volevo aggiungere alcuni dati esplicativi sugli albanesi, giusto per completare cosa siano stati questi albanesi che oggi sono gli Albresh. L'albanesi viene da un etnonimo antico, Darben, che poi nel Settecento è stato ridefinito come Shkepetari. Però questo termine poi etnonimo rimase all'interno dello Stato balcanico, cioè dell'Albania. Intanto noi siamo l'esempio di un'integrazione plurisecolare perfetta, dovuto da tantissime difficoltà. Basti pensare che il 500 è stato, secondo il mio modesto parere, sicuramente il secolo più duro, tant'è vero che a causa di un fuoco incrociato economico finanziario, grazie a una pressione impressionante, comportò insomma che cosa? Fece emergere, anzi, all'interno delle comunità albanesi un fenomeno economico sociale che venne chiamato appunto banditismo, quasi alla stregua di quello che avvenne poi intorno al 1861-65. Perché? Perché tali profughi non ce la facevano più a reggere una pressione fiscale enorme, tant'è che emerse una sorta di fenomeno di apartheid all'interno del Regno d'Italia e del Regno, scusatemi, di Napoli, perché volevano addirittura murare gli albanesi, cioè attraverso una costruzione di cinture murarie affinché costoro non potessero andare a rubare così, perché erano costretti. Volevo ringraziare innanzitutto tutta la commissione che appunto mi ha premiato e i partecipanti stasera, a questa serata, mi rendo conto anche dell'ora un po' tarda. Volevo aggiungere solo due cose. Siamo in un periodo in cui probabilmente l'integrazione è diventata motivo centrale anche della vita di qualcuno, però tante volte ci dimentichiamo di chi, soprattutto nei nostri territori, di integrazione ha stabilito politiche di feudi, di principati abbastanza grandi e importanti, soprattutto in un regno di Napoli tra il 4 e il 500 che veniva spesso conquistato da guerre o comunque le campagne militari piuttosto importanti. Abbiamo figure che spesso non risaltano la storia nazionale come dovrebbero, comunque non vengono ricordate come meriterebbero. E proprio la presidentessa ha introdotto sia Pietro Antonio Sanseverino che Irina Castro Tascander. Parlerei anche di Girolamo Sanseverino, che è stato anche il professore Vaccaro Losari, il soggetto principale della mia tesi di laurea, ma appunto volevo rubarvi soltanto due minuti aggiuntivi, parlando proprio di queste due figure, quindi Pietro Antonio e la moglie in seconde nozze, che sono probabilmente, usando un termine che andava in voga tra il 7 e l'800, figure illuminate, un po' per politica, un po' per veramente figure umane. Avevano a cuore tutta la questione albanese delle comunità che si stabilivano in Italia, soprattutto in Calabria e nel sud d'Italia, che venivano molto spesso etichettate come comunità di malfattori, di delinquenti o comunque di persone non buone o comunque persone dedite al malaffare. In realtà si spinsero molto oltre queste facciate, nel senso che erano persone comunque dedite al lavoro, molto spesso si dedicavano al lavoro agricolo o anche al lavoro, noi lo definiremo oggi come la mano d'opera civile, e venivano dai capitani delle varie zone, soprattutto calabrese, appunto anche abusati per questa loro propensione al duro lavoro e alla fatica. E proprio in questo ambito di intervento agisce sia la figura di Pietro Antonio Sanseverino, quindi attraverso concessioni, come riportato nel saggio, ma anche
attraverso la benevolenza della moglie, che era una benevolenza veramente cristiana, quindi la bontà d'animo che si poteva notare nei suoi interventi. In particolare un intervento sulla fine, sugli inizi degli anni 60, quando la stessa principessa decide di scendere in prima persona in piazza e aiutare le persone colpite dalla carestia del 1562, ma era usuale anche la sua presenza durante gli eventi appunto religiosi nella città di Cassano, durante la festa di San Nicola, dove la stessa principessa appunto scendeva in piazza e dava da mangiare, si dice, attraverso le sue mani, e regalava i suoi vestiti ai meno abbienti. Quindi era importante anche sottolineare la presenza di persone del genere e la presenza di fenomeni di integrazione che vanno oltre quello che è la storia contemporanea, anche la storia moderna e medievale in parte, che è importante in un periodo di cancellazione culturale sempre ricordare che non era tutto male o finalizzato tutto al male, ma c'erano anche persone che agivano per il bene e agivano secondo politiche forse antelitteram moderne. Quindi proviamo ad aggiungere solo questo. Ringrazio di nuovo tutta la commissione che mi è stato a sentire ancora i presenti. Grazie. Grazie, bellissima il convivente, soprattutto perché non di cultura albanese, ma bravissimo, veramente bravo.